queste splendide immagini ci giungono dalla Sardegna, dove è andato in scena a fine giugno il Sardegna Rally Race, terza prova del mondiale cross country, ovvero il campionato mondiale motorally. E all'interno di questa competizione internazionale, nelle ultime tre giornate, è stato inserito anche il campionato italiano Raid TT, ovvero la gara in tre tappe che decreta ogni anno il campione della specialità. Un esperimento che a quanto pare è stato molto gradito, perché ha permesso innanzitutto agli italiani capaci a livello internazionale di competere con i campioni internazionali, ma oltre a tantissimi altri piloti che prendono parte al Raid TT di confrontarsi in un percorso e in uno scenario veramente da mondiale. E il protagonista indiscusso di questa settimana di Motorally in Sardegna è stato il pilota bresciano Alessandro Botturi, oramai ex endurista, che da quest'anno fa parte del team Bordone Ferrari e disputa il campionato mondiale di rally. Botturi ha messo in riga tutti, dai migliori della specialità a livello mondiale, Marc Homa, Stéphane Peterhansel, fino anche ai nostri migliori italiani, ovvero Andrea Mancini e Matteo Graziani, che per tantissimi anni hanno vinto questo campionato Raid TT. E ora dovranno tutti quanti fare i conti con la forza e la potenza di Botturi, che porta nel Motorally la guida dell'enduro. In questo servizio ci occuperemo logicamente del campionato italiano Raid TT, quindi tre tappe, il 26, il 27 e il 28 giugno. La prima tappa, un tratto da Fonni ad Arbatax. La seconda tappa invece era un anello che partiva da Arbatax per tornare in questa bellissima località della costa orientale della Sardegna, mentre la terza tappa riportava tutti quanti a San Teodoro, dove era partito il Sardegna Rally Race. Sarà stato per la bellezza dell'estate sarda, per i percorsi splendidi che ci sono in questa regione, sarà stato perché c'è la concomitanza con il mondiale, ma questa edizione del campionato italiano Raid TT, il campionato che ricordiamo si disputa in unica prova con tre giornate di gara, ha avuto un grande successo di partecipanti nazionali. E gli organizzatori Antonello Chiara e Gianrenzo Bato si sono impegnati al massimo per offrire una gara di tutto rispetto. E non sono mancate nemmeno le sorprese, come l'ospite d'onore Antonio Cairoli, pluricampione mondiale di motocross, che ha rilasciato questa intervista. Sentiamo poi dopo a seguire gli organizzatori. Siamo qui, è una bella manifestazione, è un piacere essere presenti. Ma diciamo, nell'off-road sono un po' tutti, siamo tutti fatti un po' della stessa pasta, sono gente molto disponibile, conosco, diciamo, i miei compagni di squadra da tuttora, che sono, diciamo, in KTM ufficiale, sia Comà che De Press, e poi vabbè, tutti gli italiani, anche Graziani, tutti gli altri, ecco, quindi li seguo quando posso, quindi venire qua a dare un'occhiata per la prima volta a un Motorally è una cosa sicuramente interessante. Antonio è un pilota che abbiamo portato a Milano con il vecchio team Giunta quando aveva 13 anni, che era veramente una sorpresa per me, perché mi parlavano di questo ragazzino siciliano che andava molto bene e decisi di appoggiare questo team. E in effetti devo dire che quell'anno stesso vinse il campionato italiano cadetti un ragazzino di nome Tony Cairoli. E c'erano molte attese da parte dei nostri big per quanto riguarda questa competizione, tante aspettative, non tutte quante andate sicuramente soddisfatte. Sentiamo il parere pre-gara dei nostri principali protagonisti. Sì, beh, quest'anno vedendo gli iscritti dovrebbe essere un bel campionato mondiale, perché praticamente sono tutti i migliori piloti del mondo, quindi niente, speriamo di far valere bene l'Italia, speriamo di far valere bene anche la Beta, io come pilota, e niente, qui in Sardegna mi sono sempre comportato abbastanza bene, spero di arrivare in vetta alle classifiche, speriamo di restare lì come gli altri anni. Per l'italiano speriamo di vincere il campionato, però ecco, la gara è lunga, quindi è tutto da vedere, vediamo giorno per giorno le classifiche della serata, quindi si spera bene, dai. Ma l'obiettivo, la parola d'oro di una sola, vincere, e vinceremo, no scherzo, non sarà facile. Sì, c'è questa prima parte che inizierà col mondiale, i primi giorni, poi gli ultimi tre giorni sarà valida anche per l'italiano, quindi una gara difficile, che fino
Sardegna è una di quelle gare che fino all'ultimo giorno può succedere di tutto, quindi bisogna sempre stare molto concentrati, non commettere errori. E l'obiettivo è quello di star, non lo dico, però comunque di stare là in cima, nelle posizioni che contano. Preparare, sono preparato, mi sono ripreso da un periodo un po' dell'ultima gara che ho avuto degli inconvenienti tra virgolette fisici, che avevo qualche problema fisico, adesso mi sono ripreso bene, quindi secondo me si può fare una bella gara. Sì, una prova mondiale molto bella, molto importante, perché ci sono tutti i piloti più forti della specialità, quindi sarà una gara bella combattuta. Poi, come hai detto tu, gli ultimi tre giorni sarà anche campionato italiano, quindi bisognerà stare attenti anche a quella classifica lì, perché è importante per noi. Si preannuncerà una gara molto calda, molto polverosa, visto la stagione, che siamo quasi i primi di luglio, però sempre molto affascinante, molto bella. E nella prima delle tre giornate di gara, il bresciano Alessandro Botturo, come dicevamo, è stato dominatore, il più veloce della tappa da Saitria ad Arbatax. Infatti si è aggiudicato l'unica speciale di questa tappa, in quanto la seconda speciale è stata annullata per l'allerta incendio emanato dalla foresta. Durante la prima giornata Botturi ha battuto il sardo Luca Manca, un pilota che dopo il terribile incidente alla Dakar 2010 si è oramai completamente ristabilito ed è tornato in forma nella sua più grande passione, ovvero il motorelli. Solo 20 secondi di distacco tra Botturi e Luca Manca, mentre il terzo classificato Paolo Cici, altro alfiere del team Bordone Ferrari, ha preso 32 secondi. In quarta posizione troviamo Manuel Lucchese, che sta conducendo un ottimo mondiale, quindi si è ben piazzato anche in questa prova italiana, così come Matteo Graziani, che è giunto in quinta posizione. A seguire sempre nell'assoluta Glauco Ciarpaglini, Angelo Mangi e un deluso Andrea Mancini, e poi ancora Luigi Martellozzo e Mauro Uslegni. Vediamo invece com'è andata nelle diverse categorie. Oltre alla classifica assoluta, logicamente ci sono anche le classifiche di categorie. Sono tre le categorie del Raid TT più quella femminile. Nella RT1, che prevede moto da 125 due tempi e fino a 250 quattro tempi, la vittoria se la giudica Angelo Maggi su Husqvarna davanti a Luigi Martellozzo, anche lui su Husqvarna, terzo è Mauro Slenghi, anche lui in sella all'Husqvarna. Nella classe RT2, ovvero le motociclette fino a 454 tempi e fino a 250 due tempi, la vittoria è andata da Alessandro Botturi su KTM davanti a Paolo Cici, compagno di squadra su KTM, mentre terzo è Manuel Lucchese su Usaber, quarto Andrea Mancini su Beta, quinto è Alex Zanotti su TM. Nella classe RT3, ovvero oltre 450 quattro tempi e oltre 250 due tempi, la vittoria va a Luca Manca in sella alla KTM davanti a Matteo Graziani su KTM, terzo Glauco Ciarpaglini in sella alla Beta, quarto Filippo Ciotti in sella alla Regio e quinto Diocleziano Toglia in sella alla Beta. Nella femminile la vittoria di giornata va a Serena Ghione davanti a Paola Riverditi e Giada Beccari. Andiamo ora a sentire alcuni tra i protagonisti di questa prima giornata di gara. Sì, il recupero è ottimo. Dopo un grave incidente ci vogliono sempre 3 anni e mezzo, come ha fatto Rodriguez, come hanno fatto tutti quelli che adesso hanno ripreso ad andare forte. Quindi il tempo ci vuole, però il ritmo ormai è buono, la mia preparazione c'è. Non sono ancora veloce come gli altri, forse perché ho fatto meno gare di italiano e ho fatto solo gare regionale quest'anno. Però per il prossimo anno cerco di salire ancora un gradino di velocità ed essere più competitivo. Questi sono gli anni più belli della mia vita, perché in pochissimo tempo, in neanche un anno, ho girato 5 continenti, ho fatto gare ovunque e alla fine in qualche modo sono sempre riuscito, diciamo, a scroccare tutto in giro, e
però spero adesso che arrivi qualche grosso sponsor, perché ho veramente voglia di puntare bene nella Dakar, cercare di tornare non come l'anno scorso che ero poco organizzato, e questo mi ha causato diversi problemi, soprattutto dal punto di vista organizzativi, che poi hanno penalizzato la mia gara. La prima tappa del RTT era andata come speravo, e quindi stavo lottando per le prime posizioni. Oggi purtroppo ho commesso alcuni errori e una brutta caduta, e quindi ho perso un po' di posizioni. E i percorsi qua sono bellissimi, oggi era molto veloce, però con alcuni settori molto navigati. E domani sono due speciali e proviamo ad attaccare e vedere di recuperare un po' di posizioni per riuscire a riscalare la classifica e mantenere il terzo posto nella 4,50. Ma oggi è stata dura perché erano 130 km di speciale, quindi devi guidare per 3 ore concentrata al massimo con navigazione, c'è parecchia polvere, caldo, non è facile stare concentrati per così tanto tempo. Ma tutto sommato bene, dopo la prima giornata che ho perso un po' di tempo perché col regolamento del mondiale fanno partire quelli della Open, che è la mia categoria, in coda al gruppo, ho sofferto un po' tutta la polvere e ho perso un po' di tempo. Piano piano tutti i giorni sto recuperando, sono 12° assoluto, sono primo della classe Open. Sono terzo l'italiano, primo di classe, quindi tutto sommato sta andando bene. Abbiamo rimasto domani, è una tappa importante anche perché sono due speciali che sembrano molto navigate, quindi bisogna rimanere concentrati per arrivare a San Teodoro sul podio. E questa seconda tappa è stata una prova d'anello che ha avuto come base logistica Arbatax, il porto sulla costa orientale della Sardegna. Per questo appuntamento i piloti si sono confrontati con 220 km, 142 dei quali sono stati in un'unica lunga prova speciale. È stata una giornata ricca di insidie e di note da cogliere al volo per tutti i conduttori, che hanno dovuto fare i conti anche con temperature tropicali. E ancora una volta è stato Alessandro Botturi a fare la differenza e a guadagnarsi il gradino più alto del podio assoluto di giornata davanti al compagno di squadra Paolo Ceci e a Mauro Uslenghi, il veterano del rally. Una vera palestra di navigazione questa seconda tappa del Sardegna Rally, apprezzata sia dagli italiani che dai piloti internazionali. Turi quindi vince con 42 secondi davanti a Paolo Ceci, e mentre invece il terzo posto Mauro Slenghi ha avuto 4 minuti di distacco, 4 minuti e mezzo di distacco, precedendo poi Matteo Graziani e Glauco Ciarpaglini. Buona anche la prova di Luca Manca, che è sesto al traguardo davanti ad Angelo Maggi, Alex Zanotti e i giovani Manuel Lucchese e Marco Canestrari. Vediamo ora le categorie di classe. E con il terzo posto assoluto Mauro Slenghi vince nella RT1 davanti a Angelo Maggi e Luigi Martellozzo. Nella RT2 la vittoria va Alessandro Botturi, il migliore, davanti a Paolo Ceci, Alex Zanotti, Manuel Lucchese e Antonio Colombo. Mentre nella RT3 la vittoria va a Matteo Graziani, che si impone davanti a Glauco Ciarpaglini, Luca Manca, Filippo Ciotti e Sandro Calesini. Nel femminile vince Paola Riverditi davanti a Serena Ghione e Giada Beccari. Primo obiettivo degli obiettivi che mi sono predisposto, non saranno facili, ma mi sto impegnando tanto, ringrazio il team e le persone che mi stanno seguendo in questa avventura, perché è un'avventura molto agguerrita e ci sto mettendo tutto. Arrivo da tanti anni di enduro, ho vinto 9 titoli italiani, 2 titoli mondiali a squadre, ho vinto un po' di giornate di mondiale, mi è sfuggito per 3 volte il titolo mondiale, ci sono salito sul podio, e l'obiettivo di essere passato i rally è sempre stato un po' il mio sogno, la Dakar, e l'obiettivo grosso sarà quello, però prima ci sono le gare come Sardegna e bisogna imparare qua a navigare, ci sto mettendo tutto per imparare, e ieri le prime scuole di Arcalonse, anche Paolo Ceci, che lo ringrazio, mi ha aiutato tantissimo in questo anno, sono venute a frutto, anche grazie al terreno che sicuramente era congeniale alla mia caratteristica, tanti sassi, tanti posti belli impegnativi, e sicuramente la tecnica che ho dell'enduro mi è servita. La Dome Botture, gli ho espresso proprio il mio parere, che sono sorpreso, non che i piloti, voglio dire, non sono di levatura, però stanno esprimendo veramente il 110%.
E in effetti sono felice perché manca un pilota finalmente al top nei rally, che per tanti anni ci ha caratterizzato con Meoni, Orioli. Finalmente possiamo puntare su un bel pilota che è Botturi. E siamo giunti alla terza prova, la terza giornata di questo campionato italiano Raid TT, che è stato inserito, come dicevamo, nell'interno del Sardegna Rally Race. Una tappa non lunghissima, con prove speciali piuttosto brevi, ma tanto tanto caldo e tanta tanta polvere che hanno messo veramente in ginocchio i concorrenti. Una tappa che ha riportato la carovana a San Teodoro, località di partenza, al bike village di questo Sardegna Rally. Alessandro Botturi è stato secondo assoluto nel mondiale, ma non solo, l'ex endurista si è laureato campione italiano assoluto Raid TT alla prima partecipazione, avendo vinto le prime due giornate ed avendo concluso al terzo posto la terza giornata, preceduto dal compagno di squadra Paolo Ceci e dal vincitore di tappa Glauco Ciarpaglini. Una grande soddisfazione per il bresciano, che dopo neppure un anno di esperienza nei rally ha già collezionato traguardi importanti. E il successo della nuova squadra, team Bordone Ferrari, è stato chiaramente confermato da Paolo Ceci, che ha preceduto Glauco Ciarpaglini, come dicevamo, e alle spalle del pilota del team Beta hanno concluso il campionato Manuel Lucchese e Matteo Graziani. Sfortunatissimo invece il campione uscente Andrea Mancini, che ha avuto una gara costellata di problemi e addirittura un principio di incendio della moto nella penultima tappa. Il perugino ha preferito non correre l'ultima giornata per i postumi di una delle cadute nei giorni precedenti. Nelle classifiche di categoria, Angelo Maggi vince nell'RT1 davanti a Marco Canestrari e Mauro Slenghi. Nell'RT2 vince Paolo Ceci davanti a Botturi e Lucchese. Quarto Colombo, quinto Frassì. Nella classe RT3 vince Glauco Ciarpaglini davanti a Matteo Graziani, Filippo Ciotti, Giorgeziano Ottoia e Filippo Pontigia. Nella femminile vince Paola Riverditi. Vediamo ora le classifiche finali nelle tre giornate, quindi, del campionato italiano Raid TT. Nell'assoluta la vittoria va ad Alessandro Botturi, davanti Paolo Ceci, Glauco Ciarpaglini, Manuel Lucchese, Matteo Graziani, Mauro Slenghi, Luca Manca, Angelo Maggi, Luigi Martellozzo e Filippo Ciotti. Undicesimo Alex Zanotti. Nella classe RT1 la vittoria di questo Raid TT va ad Angelo Maggi, che è campione italiano, davanti a Mauro Slenghi, Luigi Martellozzo e Marco Canestrari. Fabio Mauri è quinto. Nella classe RT2 il titolo di categoria va ad Alessandro Botturi, davanti Paolo Ceci, Manuel Lucchese, Antonio Colombo, Alex Zanotti e Stefano Frassini. Nella RT3 il titolo va l'ennesimo a Matteo Graziani, davanti a Glauco Ciarpaglini, Luca Manca, Filippo Ciotti, Sandro Calesini e Francesco Tarricone. Per quanto riguarda invece il femminile, la vittoria è andata a Paola Riverditi. E siamo ai momenti dell'arrivo di questa tre giorni di Raid TT. Andiamo ora a sentire le interviste dei principali protagonisti. Di più, possiamo fare molto di più con gli applausi. Sono andati benissimo, qua ci tenevo a far bene, sapevo che era difficile perché la navigazione. Penso sono risultati che prima della gara non me li sarei aspettati. Pensavo di far bene perché mi sono allenato veramente tanto. Ringrazio il team, Arcarons e tutti quelli che mi hanno seguito in questa avventura. Però il risultato era star vicino al podio, sarebbe già stato ottimo. Invece sono riuscito a salirci sul secondo gradino del podio, agguantato nell'ultima tappa. Penso bene, ho vinto la prima speciale oggi, ho vinto una giornata, ho vinto l'italiano Raid TT e sono contento. L'obiettivo non è fermarsi qua sicuramente, da qua parte una mia nuova carriera rallistica, è la partita da Dakar e adesso le ambizioni gara dopo gara crescono come stiamo crescendo tutto il team e speriamo di ottenere qualcosa di importante anche in futuro.
ho ripetuto i risultati dell'anno scorso, magari il prossimo anno speriamo di fare un passo avanti. È stata una gara bellissima, per me è stata un po' in salita perché il primo giorno ho veramente dormito tanto e mi sono mangiato tanto tempo. Poi sono cresciuto sempre più e sono riuscito a salire dalla 13ª fino alla 5ª posizione, quindi sono veramente felicissimo. Anche se nell'italiano ho fatto secondo, un po' di rammarico c'è perché è un minuto solo dal primo, però è il Botto, mio compagno di squadra, sono felicissimo per lui. Questa volta possiamo veramente dire di aver dominato qui. Arrivare qui Manuel, credo che la tua posizione sotto il punto di vista... Ma sono partito veramente all'attacco... Ci tenevo per tutta la squadra, visto che eravamo stati sfortunati, ho dato tutto. Purtroppo nella seconda speciale ho trovato tanta gente, andava più lenta di me, ho dovuto fatica a superarlo, ho superato 4 auto, però non ho mai mollato, ho attaccato l'inizio alla fine. Spero almeno la giornata oggi di averla vinta e niente, sarà per il prossimo anno. Peccato perché mi hanno detto che con i tempi che ho fatto sarei stato secondo nel mondiale, peccato. Per gli altri giorni però oggi... Veramente penso di aver dimostrato che nel futuro ci sarò anch'io. La seconda ce n'era parecchio, infatti ho passato per 4 piloti. Ma oggi purtroppo la prima speciale, nella prima parte, era una parte velocissima con sempre il burrone sulla parte sinistra, io una curva chiuso più del previsto, sono arrivato veramente lungo, sono andato di sotto. E lì ho dato veramente tutto per tirare sulla moto, sono stato giù 5 minuti intanto che gli altri mi passavano da sopra, mi guardavano che ero giù. Sono riuscito a tirarla su che pensavo di non farcela e quindi ho perso parecchio tempo. La seconda sono partito all'attacco, ne ho passati veramente tanti, vediamo questa sera la classifica cosa dice. Oggi è andato tutto bene, mi sono divertito, ho commesso un errore nella seconda speciale, però il ritmo con i primi c'è, quindi... Ero venuto per vedere se il mio recupero stava andando bene, quindi stiamo facendo i passi avanti, e ancora un po' di tempo, ma poi ci sono, dai. Una bellissima esperienza, è il mio secondo anno qui in Sardegna e qui non si finisce mai di imparare. Ieri gravi errori di navigazione, non so, il caldo, non c'ero più molto con la testa. Oggi invece è il contrario, navigavo bene ma 3 brutte cadute perché arrivavo sotto partendo dietro e la polvere mi ha fatto andare giù per 2 dirupi e quindi ho perso molto tempo, però va bene così, dai. Ed è il momento della premiazione della categoria assoluta che vede Botturi davanti a Cici e Cerpaglini, ma anche delle varie categorie. Un vero successo questo italiano Raid TT 2012 che, come dicevamo, è stato inserito all'interno del Mondiale Rally di Sardegna. E c'è il volto nuovo nel Motorelli ed è quello di Alessandro Botturi che ha spodestato tutti quanti con la sua forza, con la sua potenza, ma con la sua grandissima carica di umanità. Questo bravo pilota, che ricordiamo viene da molto lontano, è stato già un promettente atleta di rugby, era già nelle selezioni nazionali, ma poi molti anni fa ha deciso di passare all'enduro e ha avuto ragione lui. Ha vinto molti titoli, è stato uno dei protagonisti per molti anni dell'italiano, del mondiale, e lo scorso anno ha deciso di passare ai rally, ha esordito alla Dakar, è stato veramente un grande esordio, ma quest'anno sta dimostrando di essere veramente in grado di lottare ad armi pari con i migliori rallisti mondiali. A tutti quegli uomini dietro le quinte che hanno lavorato come le formiche per la riuscita di questo rally, di questo grandissimo rally, che purtroppo non hanno vetrina, sono dei volontari che soffrono, ma grazie a loro che riesce questo rally, grazie anche a tanti ragazzi sardi che, al contrario di quello che si pensa, è merito anche loro, Carlo Piccardi, Chicco Casti, che sono sempre in prima linea, un ringraziamento speciale anche al professor Augusto Navone, che è il presidente del Parco Marino della Tavolara, che è grazie a lui che questa gara si sia potuta sviluppare. Grazie ancora.